Ciao Emanuele e benvenuto qua su Modessa Rold. Grazie prima di tutto per essere presente per due chiacchiere. Come stai? Buongiorno, buonasera, sto bene, ho appena finito di lavorare, come sapete io sono in Giappone, quindi mi vedete con costumino estivo giapponese e reduce da un trasloco, però dai, ci teniamo a botta, tutto a posto, fa un caldo da pianeta proibito, però mi sembra che anche in Italia vi difendete bene, ecco. Assolutamente, guarda, e visto che sei in tema di traslochi o luoghi angusti e poco navigabili, direi che questo si collega molto bene con quello che andremo a vedere oggi, vale a dire un genere di horror che negli ultimi anni ha preso molto piede e che di fatto voi avete riproposto, traducendo in italiano un prodotto che già all'estero comunque ha fatto parlare di sé. Sì. Ti va di dirci qualcosa magari sulla tua passione o come è nato per te il collegamento col liminal horror? Allora, iniziamo a spiegare prima di tutto che cos'è il liminal space, che ora anche in Italia e anche in Giappone sta iniziando a prendere piede. Io qualche anno fa, diciamo sotto Covid, rimasi folgorato dai video di Kane Pixel. Che è un giovanissimo, davvero molto giovane, all'epoca 2 anni fa aveva 16 anni, 17 anni, cineasta o comunque un ragazzo che lavorava nel campo dei, che si può dire lavorava comunque, si dilettava nel campo degli effetti speciali e aveva creato una serie, dei video che poi sono diventati proprio una serie, nel filone dei found video, un po' alla Blair Witch Project, se i più anziani di voi ricordano, e cioè praticamente dei video horror la cui, diciamo, trama cornice è che questi video vengono in qualche modo trovati e viene riproposto quello che c'è sulla videocassetta, in puro stile, diciamo, old school o comunque retro, che anche quello va molto. Kane ha preso, però, come tema di questi suoi horror gli spazi liminali, in particolare le backrooms. Le backrooms e gli spazi liminali sono un tipo di horror che, in particolare, Beckham, sono nati su delle sorte di canali wiki, cioè dei cosiddetti creepypasta, cioè dei racconti condivisi in cui, a partire da un'immagine o a partire da qualche riga, un gruppo di persone per via telematica, quindi su internet, produce questi pezzi di racconto condiviso. In particolare, le backroom partivano da una foto di un office space dismesso con queste pareti gialle ingiallite, vecchie, che dava un senso, se non proprio di orrore e di smarrimento, perché aveva un'architettura strana, e poi, come poi gli spazi liminali, questo tipo di racconti propone, c'è qualcosa di familiare, ha sempre qualcosa di associa qualcosa di familiare a qualcosa di fuori posto. In questo è quasi lovecraftiano per alcune cose, per altre no. E il racconto di queste backroom era che tu finisci per no clippare, come se fossi in un videogioco, in una realtà parallela che mima in qualche modo la realtà in cui ti trovi, ma è priva di senso, è priva di senso logico, cioè come nei videogiochi 3D, tipo, non lo so, Guarda, come si chiama? sul genere Liminal, recentemente. No, non videogiochi, no, l'effetto del no clip è fondamentalmente un glitch che avviene in alcuni soprattutto in alcuni videogiochi 3D, e cioè tipo, non lo so,
cavolo, ormai la vecchiaia avanza e i titoli mi sfuggono. Guarda, se mi dai qualche indizio. No, dai, quello delle macchine, che si rubano le macchine, qual è? GTA. GTA, esatto, Grand Theft Auto. Come in Grand Theft Auto, in cui per qualche volta, in qualche glitch, tu finisci sottoterra, no? E ti trovi in una sorta di realtà parallela per qualche minuto, poi finisci per morire. E i creatori delle Backrooms hanno creato questa sorta di mondo in cui esistono vari piani di queste Backrooms, ognuno dedicato a un tema. Cioè c'è il primo piano, il livello 1, che è tutto praticamente office space, totalmente vuoto ed è smisurato, è più grande di una città, è più grande di un continente forse. E chi ha fatto questo racconto condiviso, che è nato su Two Channel, e, insomma, ha previsto tutta una serie di una sorta di mitologia all'interno di questa realtà. Prima ci sono le backrooms, poi ci sono le pool rooms, che è tutto fatto con queste enormi piscine, tutto chiuso. Poi c'è la foresta rossa, che è un livello all'esterno, tutto però che era semplicemente una sorta di spazio narrativo. Poi piano piano la questione è anche sfuggita di mano, quindi è diventato anche un grosso pastrocchio questa questione delle backrooms, in particolare, poi di gli spazi liminali. Kane, questo cineasta, ha preso alcuni elementi di questo creepypasta e ne ha fatto una sua storia, prendendo degli elementi e aggiungendone altre, e creando appunto questa serie di found videos che vi consiglio spertinatamente. Sono terrorizzanti. A me hanno colpito molto, colpì molto, e quindi appena ho visto che in America, in Canada anzi, questo duo di giovani creatori di giochi ha fatto uscire questo piccolo manualetto che si intitola Liminal, come potete leggere anche così. Cioè, bellissima la grafica. Lo so. Questa piccola gemma, tra l'altro, costa molto poco, perché poi è tutto in bianco e nero e ha uno stile molto particolare. Tu e i tuoi amici, personaggi, persone, sei finito per qualche modo, per qualche ragione, in questi spazi liminali, cioè questa realtà, diciamo, che ricorda luoghi familiari, parcheggi, oppure sale da gioco, spazi da ufficio, eccetera, eccetera, e che però è priva di senso, e che è abitata, questa è una cosa da dire, da queste entità. Queste entità che quasi mai sono benevole, sono mortali e sono molto inquietanti. Leggendo la quarta, il labirinto è composto di aure elegiache, corridoi lunghi e tortuosi, strane stanze non utilizzate e spazi interstiziali. Si tratta di vignette dell'orrore, dell'assurdo e del surreale. Non importa come i personaggi ci siano finiti, ciò che importa è che dovranno trovare una via di fuga. Quindi di fatto alla fine lo scopo, diciamo, c'è uno scopo comune alle varie giocate, che sarebbe quello di uscire da questi spazi, però esatto, sarebbe l'idea di tornare nella realtà, diciamo. Esatto, tu praticamente ti trovi in questa sorta di realtà glitchata. È come se la nostra realtà fosse stata programmata da qualcuno, non si sa bene, non è spiegato ovviamente, neanche nei racconti, eccetera, eccetera. Tu devi in qualche modo riuscire a trovare un varco di nuovo per la realtà normale, o rimanervi intrappolato. Questo è lo scopo.
un giochino molto light, quindi è più adatto per delle brevi serie di avventure o per delle one shot. I personaggi e i giocatori sono intercambiabili, cioè tu sei il tuo personaggio. Io nella traduzione ho cercato, io insieme all'ottimo Italo Iozzi, abbiamo cercato di tenere separati un pochino i personaggi dai giocatori, ma in realtà di fatto tu sei il tuo personaggio. E Ok, ma quindi questo dici, no, prego. questo significa che comunque quando tu vai a giocare a questo gioco di ruolo hai una selezione limitata di quello che puoi essere in gioco, oppure Non semplicemente esistono quella è una base. classi, non ci Ok. sono classi. La scheda del personaggio è estremamente essenziale. Il gioco graficamente è estremamente essenziale. Sembra essere stato stampato, è stato stampato su carta riciclata. Ora non so se poi manderemo delle stampe per montare. Sembra essere stato riciclato quasi come se fosse, infatti. Il titolo è Liminal, Guida alla sopravvivenza, quasi come se fosse stato stampato da una fantomatica associazione o ente paragovernativo. E infatti c'è un gimmick, c'è una sorta di artificio narrativo. Ci sono parti intere che sono cancellate, quasi come se tu non avessi accesso a tutto il manuale, ma solo in parte. È anche un gioco di ruolo, in parte un gioco di ruolo, in parte un gioco da tavolo. Puoi anche giocarlo senza master, si può giocare anche masterless. Ed è in quest'altra modalità di gioco, assomiglia più a un libro game o a un gioco da tavolo stile Warhammer Quest. È La un scelta in dungeon. pratica. Sì, è un dungeon, diciamo, moderno fondamentalmente, in cui però il combattimento è assolutamente, ma questo è spiegato fin dall'inizio, è assolutamente sconsigliato. Le entità, quelle poche volte che si palesano, sono impossibili da sconfiggere. Non si possono sconfiggere, bisogna solo usare l'astuzia e cercare di fuggire. I personaggi, i giocatori hanno, diciamo, quelli che si chiamano i punti fatica, i punti stanchezza, cioè parti da 100 e ogni via via che mano a mano che esplori perdi, ti stanchi. Ovviamente gli attacchi dei mostri, delle entità o incidenti di percorso ti tolgono fatica molto più velocemente. E poi ci sono delle condizioni che si possono acquisire il percorso, o si possono perdere. Si può riposare, recuperare punti di ferita, ovviamente, però le scelte sono molto molto limitate. Ed è la tensione è molto palpabile e i temi sono abbastanza adulti. Ci sono un paio di stanze che io ho avuto difficoltà a tradurre perché è un po' pesante. In più, il gioco ha tutta una serie di entry, quelli che loro chiamano prompt, cioè le stanze vengono chiamati prompt proprio, che sono stati scritti da una serie di autori di giochi di ruolo che hanno partecipato al progetto Liminal Space. Però mi rimane ancora un dubbio, cioè nell'esplorazione di questi spazi sembra, da quello che ho capito finora, che il focus sia tutto sull'uscita e un good ending nel caso in cui uno riesca a sfuggire da questi spazi. Però nella loro esplorazione, a parte stanze che immagino comunque offrano delle sfide sia fisiche che morali, nel senso di varia natura, l'esplorazione cosa può garantire? In che senso cosa può garantire l'esplorazione? Cioè, dà accesso a strumenti che rendono più Sì, semplice l'uscita dal. ovviamente sì, puoi Ok. trovare oggetti, strumenti, molto banalmente oggetti o cibo che ti può, diciamo, curare, proprio quasi come in un videogioco, e strumenti che ti possono aiutare, non lo so, per esempio, ad oltrepassare dei passaggi oppure a ingannare delle entità
o anche delle chiavi per accedere a determinate aree. È piccolo come manualetto, però ci sono molti prompt. Il Game Master, quando giochi con il Game Master, ovviamente li legge prima questi prompt, si prepara prima, così prepara la scena ai personaggi e poi può aggiungere. Cioè, l'aggiunta del Game Master fa sì che diventi un gioco di ruolo vero e proprio, e quindi può interpretare, può anche creare stanze in più o in meno, eccetera, eccetera. Se si gioca come un gioco da tavolo, invece sei limitato al libro game, ecco. Poi tutto quanto si gioca sulla carta quadrettata, quindi c'è anche un po' un ritorno alle origini, al dungeon old school, però con una chiave totalmente diversa. Cioè, con una chiave totalmente moderna in questo senso, nel senso che prima di tutto è ambientato nei giorni nostri, cioè tu sei tu, e vi consiglio di guardarvi almeno il primo video e poi mi dite com'è, primo found video di Game Pixel che vi spiega in 10 minuti che cos'è entrare in uno spazio imitato. Mentre cammini, ti ritrovi, non sai come, in una realtà che non è quella in cui ti trovavi un secondo prima. Cioè, non lo so, è il classico portale, cioè, vedi, c'è un muro che ci passa la mano attraversa, come ci passa la mano attraversa? Ci entri e ti trovi nelle backroom. O il Game Master si può inventare qualsiasi modo. Cioè, fondamentalmente la realtà in realtà è non sempre solida, è programmata male. E se tu Chiaro. sei abbastanza sfortunato da incappare nel bug, nel glitch, è così. Perché è programmata? Chi è che l'ha programmata? Come si sa? Questo non c'è dato sapere. Beh, però quello può Game essere anche. Pixel, Kane ten nella sua mitologia, nella sua interpretazione delle backroom, con tutta una serie di breadcrumb, una serie di bricioline, di indizi che dà piano piano nei suoi video, lascia intuire la sua chiave di lettura. Però in realtà le backrooms, o meglio, gli spazi liminali, possono essere interpretati e variati in 2000 odi diverse, a seconda poi dei giocatori e del game master. E una cosa che secondo me è molto interessante di quello che hai detto è il fatto che comunque può essere vista come un'evoluzione, anzi una, forse è meglio dire una variante moderna del genere OSR, del genere di dungeon crawling nudo e crudo di anni fa, perché alla fine è la stessa questione trasposta magari in un contesto narrativo molto diverso, però il fulcro alla fine è quello. E Esatto. visto che parte da questo concetto qua, io volevo chiederti, secondo te, visto che mi sembra che comunque l'argomento ti stia molto a cuore, il genere liminal horror è qualcosa di chiuso che rimarrà invariato finché comunque avrà gente che vi si interessa, o secondo te c'è la possibilità di vederlo ibridato o sviluppato in altre direzioni, con altri tipi di Allora, approcci, prodotti o altri generi? io non lo so se è chiuso. Allora, innanzitutto bisogna dire come è nato. Questo è nato come un esperimento narrativo, un creepypasta, quindi cioè racconti dell'orrore a cui tutti partecipano. Quindi che cosa c'è di più freeform e più ibridabile? Tant'è vero che ora l'universo dei liminal space più famoso, che è quello delle backrooms, è ormai diventato su Nichannel un enorme pastrocchio. Sono successe delle guerre nelle backrooms, ci sono ora le fazioni nelle backrooms, c'è un po' di tutto, è diventata una sorta di Minecraft le backrooms. Ed è una possibilità, ovviamente. Nel universo filmico di Kane è un'altra cosa. E tra l'altro lascia sottendere anche una sottile vena politica, tutto quanto poi è visto con la lente delle cospirazioni, e anche una critica al capitalismo in uno dei suoi video, eccetera, eccetera. Vi lo consiglio. Allora, è una cosa che io l'ho visto e ho detto: questo non può avere 17 anni, sia per la sua abilità
con Blender e i programmi 3D, sia anche con tutta una serie di dettagli che ha messo. Veramente un grandissimo talento, secondo me è veramente un grande talento. Infatti, ora qualcuno gli ha dato qualche soldino per fare un film indie, sicuramente sulle Backrooms. Ora non dice che uscirà forse l'anno prossimo, spero, gli faccio i miei migliori auguri perché io lo trovo veramente eccelso, speriamo che vada bene. Sarà un film comunque girato con pochi soldi, eh. Vediamo che cosa riuscirà a fare. Quindi sì, può darsi, io poi tu mi inviti a nozze, io pubblico quello che in America è il gioco di ruolo old school più famoso, che è Dungeon Crawl Classics, perché tutti in Italia giocano a OSE, però in realtà il gioco di ruolo, vabbè, lì poi le due case si ricontentano. Io faccio il gioco più bello, no? Io faccio il gioco più bello, poi vabbè, ora qui tiriamo ognuno che è il proprio di noi. Però comunque io faccio uscire Dungeon Crawl Classics, che è proprio il gioco di ruolo più puro, nel senso puro, forse la parola grossa, più, diciamo, che ritorna alle origini, no? Al dungeon Classico. delving classico, forse alcuni posso dire anche più frusto, però a questione di gusti. Lui qui invece noi prendiamo la stessa questione dell'esplorazione di un luogo chiuso, eccetera, eccetera, però non c'è il combattimento, quasi non c'è, e c'è invece un'esplorazione di vari temi più in chiave orrorifica, non che Dungeon Crawl Classics non abbia le sue belle cose dell'orrore. Vi consiglio assolutamente di guardare La Bara Incatenata, che altro che old school. Non è per niente old school, è una cosa che in Italia non è, beh, però vabbè, divago. Detto questo, quindi secondo me sì, c'è la possibilità di esplorare questi mondi sugli spazi liminali. La questione è che lo spazio liminale, per quello che è, ha qualcosa a che vedere con la realtà che noi esperiamo in tutti i giorni. Cioè, il dungeon inteso alla D&D, inteso alla Diablo, così, è ovviamente un luogo fantastico, è un luogo anche esotico. Nessuno di noi è mai entrato veramente in un dungeon, cioè una cantina di nonno in qualche grotta in Italia. Questa cosa, che qualche casa abbandonata, si dice, no, che Gary Gygax fosse stato ispirato in parte dalle sue esplorazioni di un vecchio ospedale psichiatrico, un vecchio manicomio, quando era ragazzino negli anni 50. La stessa cosa è il programmatore di Zelda. Il programmatore di Zelda dice che lui è stato folgorato quando era piccolino, che era originario di un piccolo villaggio qui in Giappone, e gli piaceva esplorare le stradine che attraversavano le risaie. Pensa un po'. Cioè, e quindi da lì poi Zelda è nato, cioè l'esplorazione di luoghi è nata da quell'esperienza di bambino. E Fantastico, quindi, giustamente. sì. Quindi sì, però qui invece tra i temi principali dello spazio liminale, qualcosa di cui tu hai esperienza nel mondo reale. Che ti posso dire? Un aeroporto di notte. Se siete mai andati in aeroporti di notte, magari non nel weekend, non c'è quasi nessuno. È tutto pulito, tutto asettico, però non c'è nessuno, le luci basse. Un supermercato dopo l'orario di chiusura, stazioni semivuote, questi luoghi qui. E questi luoghi qui diventano una sorta di universo. Perché c'è una stazione vuota in un luogo in cui c'è solo la stazione, poi esci dalla stazione e non c'è nient'altro? È una cosa che ti inquieta, perché prende un elemento che tu conosci, un elemento anche banale, una stazione ferroviaria, e lo butta in qualcos'altro. Ricorda anche forse qualcosa della saga della Torre Nera, se l'avete letta, di Stephen King, no? In cui ci sono elementi del mondo moderno, però buttati quasi a casaccio in questa sorta di mondo apocalittico.
anche consiglio, ecco, faccio un bellissimo romanzo di Abe Kobo, lo trovate in italiano ancora, che si chiama L'incontro segreto. E secondo me L'incontro segreto ha tutta una serie di questioni di spazi liminali. L'incontro segreto è per stomaci un po' forti, ve lo dico, disclaimer, Ok. però è questo. Quindi lì è la questione spazio liminale, no? Di Certo. prendere qualcosa è come, non lo so, il racconto Mettere il di zombie quotidiano senza gli nell'assurdo. zombie, però. Cioè, nel senso che c'è questa cosa al mondo che è vuoto, non c'è nessuno, ci sono solo gli zombie. No? Toglici gli zombie e mettici invece qui e lì delle entità strane, bizzarre e terrificanti, però ne sono poche, ce ne sono poche. Sono poche e però mortali. E poi dici, ma perché sono qui? Che cos'è qui? Dove mi trovo? E questo è in poche parole, quello che secondo me è lo spazio liminale. Liminale, infatti, significa appunto che sta diciamo, ai limiti, no? Confine, E certo. ai confini della realtà. E questo è, diciamo, un enorme confine della realtà. È molto interessante come genere, non mi stupisce che abbia preso piede, perché comunque ha il suo bel fascino. E ti ringrazio anche per tutti gli aneddoti e gli esempi, perché alla fine, secondo me, hanno aiutato a definire l'argomento in maniera più precisa. Ma a questo punto, già che hai consigliato comunque altre opere collaterali, diciamo, chi vuole provare questo gioco di ruolo, dove può trovarlo? E se hai ancora da dire qualcosa Allora, al riguardo, fai pure, certo, accenna allora, prima di te. tutto si vende nelle giocherie, nei negozi di giochi, se non lo trovate fatevelo ordinare, oppure venite su kaizokupress.it, lo ordinate, ci sono anche gli sconti se comprate altri giochi, altri prodotti, vi mandiamo a casa, cioè vi mandiamo a casa gratis, nel senso senza spese di spedizione, potete anche contattarci su Instagram, Press, o su Facebook Kaizoku Press, il gruppo o la pagina dedicata a Kaizoku Press. Quindi così, cioè, tra l'altro costa 20 euro, quindi molto poco. Anzi, lo trovo anche, lo dico contro i miei interessi, trovo anche che sia forse un po' alto il prezzo per un libro in bianco e nero piccolino, 20 euro, però purtroppo tra tasse, diritti, comunque non facciamo grandissime tirature e quindi in qualche modo ci dobbiamo uscire con le spese. Però è un bel gioco ed è un altro modo di giocare di ruolo. Certo, io per come sono io impostato, io l'ho tradotto, ho voluto tradurlo, portare in Italia per il mio totale amore per il genere spazi liminali, perché sono rimasto folgorato. Io per un paio di settimane ero totalmente fottuto, io e gli spazi liminali li vedevo ovunque. E quindi ho detto no, devo tradurlo, basta, purtroppo. Però la mia idea proprio di gioco di ruolo è quella di c'è un manuale bello grosso, perché dentro il manuale ci deve stare tutto, e delle campagne molto grandi, per esempio c'è, cioè, Bard's Gate, che ho fatto uscire l'estate scorsa, fine estate, in realtà ottobre scorso, è un abuso edilizio. Rappanatucca è un altro abuso edilizio. A noi ci piacciono gli abusi edilizi, per poi però ogni tanto trovare queste piccole gemme, tipo questo, oppure tipo quest'altro, Compagni, che anche questo è un giochino più leggero, anche questo con un tema un po' particolare. No, vabbè, questo è un gioco che mi balzo anche una minaccia di morte, però vabbè, questo non ne parliamo. Cose che non vorremmo mai sentire. Vabbè, Sì. sono fascisti da quando loro hanno mai dato seguito alle loro promesse. Quindi che dobbiamo dire? Sempre quello. Vabbè, e quindi niente. Quindi questo, punto. Se vi piace, se vi siete incuriositi, accattatavillo, oppure provatelo in qualche negozio di giochi, fatelo comprare alla ludoteca, contattateci. Lo so che noi non siamo moltissimo presenti sui social, però non abbiamo la struttura. Potremmo
produciamo tanto e siamo pochissimo conosciuti rispetto a, anche alla potenza di fuoco che ha la concorrenza, perché rispetto a, ad altre realtà che postano quotidianamente non riusciamo proprio. Alla fine devi decidere o hai un grosso ufficio marketing eccetera eccetera o traduci e produci. E alla fine ti dico, per quello che ho visto dei vostri prodotti va bene anche così, cioè io spero che comunque a tirare avanti tutto il progetto sia la qualità, perché da quello che vedo emerge, quindi mi fa piacere conoscere prodotti come questo. E soprattutto io ti ringrazio per essere passato qua, averci dato un attimino un'infarinatura del progetto. Quindi ti auguro di finire il trasloco e di riprenderci poi per il trasloco prossimi... è finito, ora però c'è tutta la parte dei giochi che devono andare nel loro posto, poi bisogna anche accordarsi con la signora e padrona, con la signora del castello, per capire per bene chi ha cosa e dove deve andare cosa. E lì quello poi bisogna fare un altro gioco di ruolo, anche quello molto quello però molto horror, quello è un po' liminale ma molto, ecco, cioè, dopo Cult il trasloco, il gioco di ruolo dell'errore moderno fantastico. Dai, va bene, allora io ti saluto e ci becchiamo alla prossima occasione. Ciao, grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Thanks for staying with us. If you've enjoyed yourself, give us a thumbs up and subscribe for more content.